Vi siete mai chiesti come poter valutare lo stato nutrizionale di una persona in modo semplice, rapido, affidabile e anche a distanza? Se la risposta è sì, allora dovete assolutamente conoscere Morphogram, il software che io uso e che ha rivoluzionato il mio modo di lavorare. Infatti con Morphogram posso analizzare in modo semplice e attendibile la composizione corporea, il biotipo costituzionale, i fattori di rischio cardiovascolare e metabolico. E come faccio? Semplice, usando le circonferenze del corpo che possono anche essere prese da soli, nel caso in cui la persona non è in studio, seguendo le mie indicazioni. In questo modo posso monitorare l'andamento del loro percorso nutrizionale, motivarli a raggiungere il loro obiettivo. E magari vi starete chiedendo, sì, sembra tutto bello, ma è affidabile? Cioè, tu che cerchi di capire il mio stato nutrizionale, la mia composizione corporea in studio o a distanza, come fai a affidarti di una metodica basata solo sulle circonferenze? Allora, è presto detto. Morphogram non è solo un software, ma un metodo scientifico basato su studi clinici e testati su migliaia di pazienti, che ha dimostrato un'elevata accuratezza. Io stesso lo confronto sempre con la dipometria, che mi aiuta ad aggiungere qualche dettaglio nell'analisi, ma a livello di composizione le due metodiche non sono poi così diverse. Comunque io personalmente, sia per la visita in studio che per l'online, lo utilizzo e si è rilevato uno strumento essenziale per il mio lavoro, in quanto mi consente di avere una visione a 360 gradi sulle persone grazie ad un'analisi antropometrica attendibile e riproducibile, in quanto basta un comune centimetro. Ora però vorrei fare un passo indietro, andando ad analizzare con voi cosa mi accadeva prima di usare Morphogram. Allora, spesso mi capitava di perdere pazienti perché? Ma per diversi motivi, ad esempio non potevano recarsi in studio. Altre volte mi è capitato di non poter seguire opportunamente una persona perché gli strumenti che utilizzavo non mi consentivano un monitoraggio da remoto. Io in studio uso anche la dipometria, che se non la conoscete ve ne parlerò più avanti, ma comunque se la persona non è in studio non posso usarla. In altri casi, in quali casi? Quando una persona ha un eccesso di grasso e quindi la dipometria è di difficile utilizzo, Morphogram mi aiuta. Perché basta misurare le circonferenze per avere un quadro completo della condizione, sia per ciò che riguarda la composizione corporea, sia per ciò che riguarda i rischi cardiovascolari e metabolici. Quindi, quali sono per me i vantaggi di Morphogram? In primis è quello di avere un referto completo e comprensibile. La persona può capire facilmente il suo stato di salute. Vedete, ad esempio, troviamo quelle simpatiche emoticon che hanno diversi colori a seconda dello stato di salute e del livello di rischio. Poi si può avere un focus sulla prevenzione delle patologie metaboliche, come ad esempio il diabete o i rischi cardiovascolari, che con lo stile di vita oggi è facile avere. Altro vantaggio è l'attendibilità, sì, perché avere dei dati veritieri e soprattutto ripetibili nel tempo è fondamentale, soprattutto con l'automisurazione, cioè quando una persona si misura da solo le circonferenze. Comunque signori, io Morphogram lo utilizzo in entrambi i casi, diciamo che è la mia base di analisi di una persona che si affida a me. In studio sono io a prendere le circonferenze, mentre online è la persona stessa che le prende, sempre sotto mie indicazioni, ovvio. Infatti invio sempre una guida o comunque dedico del tempo nello spiegare come fare, soprattutto sui punti da rispettare. Poi, ma chi è venuto in studio lo sa, se vedo e capisco una certa condizione fisica, atletica o non, uso anche la dipometro, che ve lo racconterò nel prossimo video. Bene, siamo giunti alla fine di questo video, in cui volevo farvi capire, almeno iniziare a farvi capire, come lavoro, che metodi utilizzo per lavorare come biologo nutrizionista. Vi invito a fare domande nei commenti, in modo da prendere spunto per i prossimi video, comunque per capirne di più, perché magari possono sorgere mille dubbi. Ora, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi video, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina e che dire. Grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima. Ciao!